Salve, benvenuti al corso di Tai Chi per principianti per ufficio, perché so che il Tai Chi è una pratica per alcuni misteriosa, perché comunque questa pratica famosa cinese che richiede del tempo per migliorare, perché anche parlano in cinese, quindi nel Tai Chi Forever è stato fatto questo lavoro combinato tra dottori, praticanti e artisti marziali, in maniera che le lezioni possano venire condensate in lezioni da 5 minuti. Ecco la differenza con le altre scuole e gli altri corsi, che il Tai Chi Forever praticamente potete iniziare subito con corsi da 5 minuti, perché sappiamo che abbiamo una vita lavorativa stressante, quindi la nostra mente dice non ho il tempo. Invece il Tai Chi Forever ti viene incontro a questo tipo di persone, perché c'è il corso praticamente che puoi iniziare con lezioni da 5 minuti come questa. Quindi questo è il corso per principianti, si fa da seduto o in piedi a seconda di uno come si sente. Se uno è stanco lo può fare da seduto, gli stessi movimenti possono essere fatti da seduto o in piedi. Quindi il primo movimento praticamente è il movimento di Qigong per il collo, che è questo qua. Praticamente rilassiamo il collo portando in dentro il mento e espirando col punto meridiano Dantian, che è questo qui al centro. Magari abbiamo fatto qualche altro corso, incontrato qualche altro maestro, ci ha parlato del Dantian, cioè tre dita sotto l'ombelico, cioè questo punto, e tre dita dentro. Quindi respiriamo qui. Quindi portiamo il mento in dentro come se leggiamo una pallina da tennis o da ping pong. Leggeri. Quindi questo permette alla schiena di rilassarsi e di rimanere abbastanza dritta. Quindi andiamo nel primo movimento. Praticamente rilasciamo le braccia, i piedi sono alla altezza delle spalle, inspirando salgo con le mani e le ruote e vado a avvicinarle portando il mento dentro in posizione di preghiera con le mani verso il cielo. Quindi la differenza con le altre arti marziali è che il Tai Chi si pratica in maniera lenta. Quindi si ripete, inspiro, rotto, porto dentro il mento e scendo. Primo movimento sarebbe questo. Possiamo fare anche il lato, così vedete. E portando un leggero sorriso. Questa pratica, al contrario delle altre, non richiede troppa forza, anzi genera un relax, che è una zona relax durante la vita quotidiana. Quindi vi dico un altro punto meridiano, che sarebbe questo qui, il centro della mano, che è un punto energetico. Inspiriamo. Punti energetici
vedete? Proviamo a fare open, close, rienergizzando il meridiano superiore. Questa pratica la possiamo fare alla nostra misura. Possiamo farla due volte, va bene, 10 volte, va bene. Ci dobbiamo sentire bene. Quando sentiamo stanchi, e quindi ripetiamo. Quindi unisco i due movimenti, movimento numero 1, rilasso schiena, roteo le mani, rilasso portando il mento dentro, posizione di preghiera, open, close, open, close, e visualizzo l'energia, la palla dell'energia, che in cinese si dice qi. Poi abbiamo, scusate quando mi appunto, che il qigong, che questi sono movimenti di qigong che servono per riscaldare. Quindi portiamo i pugni, movimento numero 3 sarebbe questo, i pugni nel tai chi sono leggermente aperti, un pugno rilassato, posso vedere dentro, quindi porto il pugno, che non è mai qua, rilassato, permettendo alla spalla di rilassarsi, e vado con la gamba opposta a strecciare leggero. Quindi dalla telecamera devo spostare più lento, questo sarebbe Mahu, cioè lentezza, vado meglio, sono movimenti al rallentatore, che la nostra vita è sempre di fretta, dai ci è, con calma. Se uno è stanco, fa una pausa, ascolta il tuo corpo e l'altro principio. Una volta che abbiamo fatto i 3 movimenti iniziali, mi posso alzare e faccio questo shaking all the body. Quindi facciamo questo, shaking the body, perché questo C dobbiamo rilasciarlo. Questo sarebbe la prima parte che vi do gratuita, perché comunque questa è la mia professione, quindi deciderete. Posso farvi vedere una preview della forma che c'è nel tai chi dell'ufficio. Qui vado, inspiro, inspiro.
che comunque si fanno presti modici, che il Tai Chi è uno studio lungo che noi del Tai Chi for Health condensiamo in lezioni da 5-10 minuti, così potete iniziare subito questa pratica meravigliosa che non richiede troppo sforzo e quindi è possibile iniziare a tutte le età. Grazie, alla prossima.